Il festival nasce nel 2004, siamo alla sesta edizione, un sogno di portare il grande cinema in Calabria, nell'antica Magna Grecia, e proporre i giovani autori con i grandi maestri del cinema. Quindi riuscire a dare una visibilità alle opere prime che sono bistrattate e maltrattate, è ormai da 6 anni che tentiamo di dare, oltre a una visibilità italiana, nazionale, anche una visibilità internazionale, perché l'opera prima che vince Assoverato ha questa possibilità di passare in concorso al prestigioso Festival di Annecy in Francia e al Cinema Italian Style di Los Angeles di Silvia Bizio. Chiedo scusa, signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa. Iniziamo con La Siciliana Ribelle, un'opera prima di Marco Amenta, un giovane regista che è stato da noi ospite qualche anno fa con 2 suoi lavori, Il Fantasma di Corleone e Il Diario di una Siciliana Ribelle, e quest'anno torna con la sua prima opera, l'opera di finzione. Da Paradiso a Pranzo di Ferragosto, a Mar Nero, a Gioco da Ragazze, a questo piccolo grande amore, alla Casa sulle Nuvole, ad Aspettando il Sole, beh, insomma, il meglio del cinema italiano, quindi del giovane cinema italiano che passa qui da noi Assoverato dal 18 al 26 luglio. Quest'anno una mostra straordinaria, che è la mostra di Ettore Scola, Il lato buffo dell'esistente, un'esibizione e una colonna d'oro, un mostro sacro del cinema, premio Oscar Nicola Piovani, delle presentazioni, eventi collaterali, dei film che hanno comunque un docufilm che ha suscitato molto interesse, che è la storia e la vita di Totò raccontata dalla figlia e da Francesco Brancatella. Ci auguriamo sempre di poter garantire grandi occasioni ai giovani autori del cinema italiano, quindi contribuire nel nostro piccolo a sostenere il futuro del cinema italiano e dare al pubblico calabrese, non solo, la possibilità di vedere questi giovani autori. Benvenuti alla sesta edizione del Magna Grecia Film Festival, il festival dedicato alle opere prime italiane. Il cartellone di oggi prevede i film La Siciliana Ribelle di Marco Amenta e Parada di Marco Pontecorvo. Nel paese gli omicidi si ripetevano, gli anni passavano e la mia vita era buia. Ormai anche i pomodori sapevano di sangue per me. Marco Amenta è un giovane regista preparato che ha studiato per fare questo lavoro, per cui, a differenza di molti giovani che si improvvisano, io penso che ci darà delle grandi soddisfazioni in seguito. Questa è un'opera prima, con tutti i limiti dell'opera prima, ma secondo me è riuscitissima. Il mio rapporto con lui è stato molto, molto intenso, molto, molto forte, interessante veramente. C'era una grande relazione, abbiamo giocato veramente insieme. Uno che si fa colorare, si fa toccare dagli altri. Questo è stato per me interessante. Non aveva verità assolute in tasca, ma le contrattava continuamente con noi. Per cui è stato un rapporto, oserei dire, splendido. Ah, così libera, sì. Ancora non ti sei accorta che sei nascosta come un topo in John Purtuso? Ovvero queste sbirre. Ora queste sbirre, appena non ci serve più, ti abbandonano. Giovanna è la madre di Rita, Atria. Rita era una ragazza che prima faceva parte della famiglia mafiosa, poi invece, per ovvi motivi che non sto a raccontare perché sennò non andate a vedere il film, si mette contro la mafia e la madre non riesce a sostenerla, non è come la madre di Peppino Impastato che si mette accanto al figlio. La madre di Rita invece è una donna molto ignorante, molto chiusa, molto presa dai canoni, dalla cultura mafiosa, per cui non riesce a comprendere la figlia e fino alla fine la disconosce, tant'è che fino a dopo la morte di Rita, la madre va sulla tomba e spezza la tomba. Sono state dette cose terribili su questa donna. Io penso che una madre è sempre ferita quando muore un figlio.
a maggior ragione quando non ha gli strumenti culturali per affrontare questa morte. Io penso che questa donna è una bestiolina ferita ed ho grande pietà per lei. Veronica è un'attrice straordinaria, quasi animalesca, anche perché penso che sia molto simile a Rita, a livello proprio energetico, hanno la stessa sostanza, la stessa essenza. Credo che Veronica, per me quest'anno avrebbe dovuto vincere tutti i premi possibili. Peccato che non sia una vedetta. Con Marco Pontecorvo è stato un rapporto di fiducia in qualche modo per forza di cose, per cui lui mi ha fatto questo provino, allora erano già partiti tutti quanti, mancava il mio ruolo e mi ha fatto questo provino e subito mi ha detto: senti, io ho 48 ore di tempo per decidere, non ho tempo di vedere tante persone, secondo me tu potresti andare bene, per cui io direi di sì, però non lo so perché insomma capiscimi, e io ho detto va bene, fai tu. Lui è stato molto bravo perché era una situazione difficile da gestire sia con i bambini sia in termini di produzione là, e l'ha sempre avuto in mano le redini della situazione e ha sempre molto protetto noi attori, e questo è stato importante. Se non fosse stato così forte lui, probabilmente il film non si sarebbe portato a casa così come si è portato a casa. Che è questo casino? Che succede? Da domani si parte. Cosa? Domani si parte. Ok, me lo dici dopo. Ora mettiamo in ordine, se no da domani dobbiamo trovare un'altra casa. Lo sai che mi hai un maniaco ossessivo? Ah, lo so che mi hai un maniaco. È un maniaco come me, proprio per questo che noi due siamo amici. Il mio personaggio è Lidia ed è un'assistente sociale italiana che è andata a lavorare in Romania. E si trova a dover lavorare con questo clown che improvvisamente gli piomba a casa grazie all'altro assistente sociale che è rumeno e deve mettere in qualche modo in discussione la sua visione del lavoro di assistente sociale, proprio perché arriva questa specie di freccia che è Melud che cambia tutte le carte e che imposta il lavoro con i bambini in tutt'altra maniera e alla fine poi riesce con il gioco, con il teatro, a insegnare loro delle cose e a salvarli. Ok, allora, questa è casa nostra, ok? Casa nostra, dai, venite, venite, dai, coraggio, eccomi. Coraggio, Livia, dai. Grazie, grande Livia. E questa è la nostra cucina, ok? La cucina. Maria. Arrivederci a domani, seconda giornata del Magna Grecia Film Festival. Vi parleremo di Questo piccolo grande amore di Riccardo Donna e Mar Nero di Federico Bondi. Nessuno mi può giudicare.